quanto concerne l'impegno delle risorse, la spesa, quello che andremo a fare di questo territorio. Una grandissima opportunità da un lato, una grandissima responsabilità dall'altro lato, perché credo che al momento della Costituzione è un territorio che prende sulle proprie spalle il suo destino, anche e soprattutto da questo punto di vista, e cerca di andare avanti. È chiaro che il TAC che questa sera andiamo a raccontare, cioè che ci siamo raccontati, è il TAC che rappresenta in maniera maggioritaria il Vino Campano, è il TAC del Vino della Campania. E delle altre filiere delle eccellenze, quella dell'Epitola, e delle altre filiere che sono di interesse in questa terra che producono meglio. Quindi da un lato credo che la prospettiva sia quella di rendere la funzione di quella che ha la contribuzione europea, vuol dire tutte le possibilità che l'Unione Europea potrebbe trattarci sull'incentivazione, sul rinnovamento agricolo, ecco, farle in maniera assolutamente antitetica per quanto abbiamo vissuto in questi anni, dove non abbiamo mai avuto l'onore e il piacere di capire chi avesse scritto i bandi delle misure, e Filippo lo sa bene per questo, questi anni passati insieme a tormentarci molto spesso in merito a vicende di difficilissima risoluzione. Parli di cattiva lettura e quindi cattiva interpretazione e quindi errata applicazione sul territorio. Con il TAC noi andiamo a disegnare quello che ci serve, o meglio, quello che stesso gli imprenditori, credo, metteranno in animo di mettere in piedi, quindi cercando di rispondere alle esigenze in maniera molto più veloce e vicina. Per farlo c'è bisogno sicuramente di grande essere compatti, c'è bisogno di grandissima solidarietà da parte del mondo. Lo dico guardando gli imprenditori presenti in sala, tutti, credo che adesso è il momento di fare scelte importanti, soprattutto da parte scelte generose ed importanti. Quindi cerchiamo di offrire il meglio di quella che è la classe dirigente vitivinicola all'interno di questa struttura, perché solo così possiamo fare in modo che domani mattina una promessa diventi sicuramente più corta e un obiettivo realizzato diventi sicuramente più concreto. Tocca sicuramente a noi, tocca sicuramente a voi, e dobbiamo farlo in questo momento perché settembre, qualcuno lo ha detto,